Da Napoli a Salerno è festa nelle piazze, show con Bollani e Silvestri a Piazza del Plebiscito, attesi in 50.000. Salerno risponde con Irene Grandi e i Negrita e lo spettacolo dei Fuochi a Mare. Niente concertoni a Benevento, Avellino rimedia con gli Spaghetti Style in Piazza Mendola. No ai botti, divieti, appelli, i sindaci dei capoluoghi di provincia in Campania hanno firmato le ordinanze per vietare i fuochi, appelli a non sparare dai proprietari dei cani, campagna shock dell'ASL di Salerno con le immagini delle dita spezzate dai petardi, maxi sequestro di botti della finanza, 11 arresti nel napoletano. Baby gang in azione, la metro si ferma, l'assalto dei vandali alla stazione Frullone di Napoli della linea 1. Scardinate le maniglie delle porte, imbrattati i vagoni con vernice spray. Treno fermo per oltre 2 ore, indagini della Polfer per identificare gli autori dell'episodio. Cenone di Capodanno, vince la tradizione, le testimonianze dei campani che si preparano al veglione di San Silvestro. Prezzi dai 60 ai 90 euro a persona nei locali e nel menù per chi resta a casa si va sul classico tra capitone, cozze e baccalà. Dema pensa al voto e fa gli auguri ai tifosi. Il sindaco di Napoli nel saluto di fine anno traccia la strada del suo movimento e per le regionali ribadisce l'obiettivo è costruire una larga coalizione civica alternativa a De Luca e Caldoro. Un pensiero agli appassionati del Napoli, nel 2020 sarà il riscatto. Lavoro e vivibilità, i sogni per il 2020, ai microfoni di 8 Channel, le speranze e le attese dei cittadini, da Avellino a Benevento fino a Salerno, al primo posto c'è il sogno di un lavoro stabile. Appello agli amministratori, più attenzione per la vivibilità nelle città. E questi erano i nostri titoli, buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696 TV 8 Channel. Andiamo subito al primo piano dedicato alla lunga notte di San Silvestro, atteso il pienone nelle piazze campane, a Napoli c'è Stefano Bollani. A Salerno Irene Grandi, intanto ad Avellino di scena in Piazza Mendola gli Spaghetti Style, mentre a Caserta tante risate con Peppe Iodice, ci racconta tutto Giovan Battista Lanzilli. Tutto pronto per il brindisi di Capodanno nelle piazze della Campania. Punto di riferimento sarà Napoli, dove Piazza del Plebiscito si prepara ad ospitare come sempre il concertone con migliaia di persone. Mattatore della serata sarà il musicista Stefano Bollani, che ieri ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli dal sindaco Luigi De Magistris e sul palco interpreterà anche alcuni brani del maestro Renato Carosone. Già predisposto il piano sicurezza, rafforzati i trasporti con metro e funicolari in servizio per tutta la notte. Altra piazza di riferimento, quella di Salerno, con lo show targato Negrita e Irene Grandi. Previste circa 50.000 presenze con i tradizionali auguri del governatore Vincenzo De Luca e i fuochi d'artificio dopo la mezzanotte. Gli artisti hanno già scaldato i fans con un videomessaggio postato sui social. Vi aspetto in Piazza Mendola il 31 per festeggiare insieme il Capodanno. A Salerno! Prima di mezzanotte, mi raccomando, ci vediamo lì. Intanto io sono partito per tempo, diciamo così, sono già in macchina e sto per raggiungere Salerno. Ciao, raga, a presto! A Benevento invece nessun concertone in piazza. La notte di San Silvestro trascorrerà all'insegna dell'itinerario musicale tra i vari locali del centro storico sannita. A Caserta invece appuntamento in Piazza Dante a partire dalle 23. Mattatore della serata il comico Peppe Iodice per un veglione all'insegna del divertimento e della musica retto. Infine Avellino, dove saranno le sonorità degli Spaghetti Style a risuonare sul palco allestito in Piazza Mendola. Appuntamento dunque nel cuore del centro storico, con l'area circostante interdetta al traffico a partire dalle 20.30 per l'esibizione della band irpina, che si è sempre fatta notare per il coinvolgimento e l'energia capace di trasferire agli spettatori. Intanto continuano anche i controlli per la sicurezza, soprattutto dedicati ai fuochi d'artificio pericolosi, e sono oltre 52 le tonnellate di fuochi pirotecnici clandestini e detenuti illegalmente che sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza tra Napoli e Caserta. A Giuliano, in collaborazione con i colleghi del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Caserta, i finanzieri, dopo aver notato un camion porta container che entrava in un'azienda di importazione
e vendita di fuochi d'artificio di Teano hanno sequestrato 30 tonnellate di artifici contenenti una massa attiva di oltre 4 tonnellate di esplosivo e per un valore di mercato da oltre 500.000 di euro. Contestualmente a Pozzuoli sono state sequestrate all'interno di un opificio clandestino 3 tonnellate di fuochi artificiali, 2 presse per la fabbricazione del materiale pirotecnico e 85 stampi infermi in ferro di 5 kg di polvere. Ancora cronaca, un 30enne pregiudicato è stato arrestato a Napoli per detenzione di materiale esplodente dai carabinieri del Vomero. In casa hanno trovato 204 ordigni artigianali e 4 scatoloni di fuochi d'artificio di libera vendita di varie categorie. Complessivamente i militari hanno sequestrato 25 kg di materiale esplodente. E intanto proprio nei capoluoghi campani, ma anche in altri comuni delle varie province, delle 5 città, stanotte scattano le ordinanze antibotti per i pericolosi e fuochi d'artificio non autorizzati, ma ci sono anche i veterinari come i padroni degli animali che invitano tutti a non sparare per proteggere cani e gatti. Vediamo. Stop ai fuochi proibiti nella lunga notte di Capodanno, sindaci uniti nella lotta ai pericoli e al mercato clandestino dei botti illegali e fuochi d'artificio non autorizzati. Le ordinanze sono scattate ad Avellino, Benevento per il centro storico, Salerno, Napoli e anche a Caserta. Una decisione condivisa per la sicurezza di cittadini ed animali e sono proprio i veterinari a spiegare quale inferno patiscano cani e gatti nella lunga notte di botti, petardi, fuochi ed esplosioni. La prima cosa è non lasciarli da soli. Possono spaventarsi, avere crisi epilettiche e nei pazienti più anziani o che già soffrono di patologie cardiache o altro si può arrivare anche ad avere degli infarti, quindi a morire. Per cui non lasciateli da soli in casa, stategli vicino con la televisione accesa e godetevi il Capodanno con i vostri amici a quattro zampe. I padroni dei quattro zampe invitano ancora una volta i cittadini a non sparare. Non sparare i botti, ma di utilizzare questi soldi per altre cose. È costretto a stare in una cameretta da solo e trema continuamente, ci fa stare male perché purtroppo il circondario spara questi botti continuamente. Invece di spendere i soldi in botti, meglio dedicarli agli animali che sono veramente i nostri migliori amici. Non servono a niente i botti, non servono a festeggiare, solo a far paura. I veterinari raccontano quello che è il triste bilancio di ogni Capodanno, in cui sono sempre troppi gli animali feriti. Dalle due in poi cominciamo ad avere grossi problemi con questi animaletti, con questi pelusetti, perché purtroppo soprattutto i randaggi con i botti scappano e si causano tantissimi danni, tra cui soprattutto tantissime ferite. Intanto è conto alla rovescia anche a Salerno per la nottata antibotti, una campagna shock per invitare i cittadini e i turisti a non sparare. Ma intanto ai microfoni con Sara Botte abbiamo anche ascoltato quali sono le aspettative per il nuovo anno di cittadini e turisti. Si avvicina il Brindisi di Capodanno e l'ASL Salerno lancia una campagna per dire no ai botti illegali che ogni anno provocano feriti e in casi estremi anche drammatiche morti. Se stai pensando a cosa tenere e cosa buttare del 2019, tieni le mani. La frase scelta per lanciare il messaggio, accompagnata da immagini shock di dita mozzate. Intanto Salerno si prepara a festeggiare l'arrivo del 2020 ai microfoni di 8 channel, residenti e turisti. Una mangiata veloce e poi una bella passeggiata sul lungomare di notte con la bella ruota accesa e tutto per vedere le luminare dentro, poi il concerto e poi basta, molto tranquillo. Cosa si aspetta invece da questo nuovo anno? Tanta serenità. È contrario all'uso dei botti, quelli di Capodanno? Ma diciamo che se vengono usati con parsimonia e con discrezione vanno bene, fanno parte del folklore del momento. Si può festeggiare con un bacio, con un abbraccio e mi sembra il modo migliore. Spero sia un anno migliore da tutti i punti di vista, con serenità, tranquillità e buon animo da parte di tutti. Capodanno allora in parte lavorando e poi in parte con la famiglia. Di maggior solidarietà soprattutto, ecco, più vicinanza a coloro che hanno necessità e bisogno, perché in questo periodo se ne sento soprattutto con tra i giornali, in televisione, c'è tanto bisogno di solidarietà. Certo, c'è sempre da migliorare, soprattutto con i botti, quindi per evitare soprattutto danni fisici, eccetera, incidenti. Certo. Speriamo che il 2020 sia migliore per tutti e poi per i botti bisogna stare attenti e non usare quei botti molto molto pericolosi, illegali.
È stato l'atto vandalico di una baby gang a provocare l'interruzione del servizio di linea 1 della metropolitana di Napoli. All'alba, intorno alle 6 alla stazione Frullone, periferia nord della città, un gruppo di ragazzini, quando il treno si è fermato sulla banchina, ha rotto le maniglie di apertura delle porte, ha imbrattato i vagoni esternamente con delle bombolette spray per poi scappare sui binari. Sulla vicenda indaga la Polfer, anche la NM ha dato comunicazione sui canali social della vicenda. Circolazione sospesa su tutta la tratta a causa di un raid vandalico ad opera di ignoti, si legge nella nota. Poco dopo la linea 1 della metro si è fermata anche la funicolare di Chiaia. Oggi per Capodanno le corse di linea 1, autobus e della funicolare centrale dovrebbero essere garantite per tutta la notte. Ma intanto adesso con Angelo Giuliani andiamo a scoprire quali sono le curiosità delle tavole e soprattutto le scelte di gusto per il veglione di Capodanno. Campani pronti per il tradizionale cenone di San Silvestro e per brindare al nuovo anno, salutare il 2019 e dare il benvenuto al 2020. Per chi preferisce andare al ristorante stasera, prezzi che oscillano tra i 60 e i 90 euro. Spazio ai piatti di terra e di mare. Ecco un menù base dei ristoratori avellinesi. Dei ravioli a un doppio gusto, fatto con ravioli di ricotta conditi con crema di noci e con crema di tartufo. E poi passiamo alle orecchiette con peperone crusco e salsiccia. Continuiamo ancora con un polpettone ripieno, gamberoni al brandy e per finire facciamo una tagliata di frutta e dolci della tradizione. Dopodiché ci divertiremo tutta la notte insieme agli amici. Per chi invece sceglie di restare a casa si va sul classico con il pesce a farla da padrone. Immancabile una tappa per acquistarlo alla Pigna Secca a Napoli. Passiamo in famiglia e stare in famiglia è la cosa più bella. E a mangiare si mangia il capitone, tutta la tradizione napoletana. Dal baccalà, dal friariello, la frittura di pesce, c'è di tutto. Con la famiglia, perché qua a Napoli si usa stare in famiglia. La frittura, poi all'insalata, lo spaghetti che vongole e vai, una bella bottiglia di vino bianco e vai avanti. Pesce, contropesce, crostacei, frutti di mare, a Napoli si usa così insomma, ci mangeremo l'impossibile. Gli spaghetti con i frutti di mare, con l'astice, le fritture di pesce, il capitone. Sì, il capitone e il baccalà. E adesso la pagina della politica, inizia una campagna elettorale senza fine. Il Dema ci sarà in tutte le competizioni, il sindaco di Napoli nel saluto di fine anno traccia la strada del suo movimento, proprio guardando anche alle regionali. Rossella Strianese. Candidature forti, progetto politico di rottura, siamo noi la novità. De Magistris entra nel vivo della lunga campagna elettorale che comincia con le supplettive per il Senato a febbraio, passa per il nodo cruciale delle regionali a maggio e termina con le amministrative a Napoli del 2021. Noi ci saremo, conferma il sindaco, con il suo movimento, Dema, per costruire una coalizione civica alternativa a Caldoro e De Luca. La porta al PD resta aperta, ma l'ex PM dice di essere pronto ad andare anche da solo. Io penso che ci sono i margini per poterlo fare, ma questo non dipende chiaramente solo da noi, però noi ci stiamo preparando e credo che l'annunceremo tra qualche giorno dopo l'Epifania, questa lista con un simbolo ovviamente che stiamo verificando, anche questo dipende molto se c'è una coalizione o meno, se si chiamerà Dema o avrà un altro nome, ci saranno persone forti, quindi noi non stiamo solo per partecipare. Con una coalizione avremo molte probabilità di vincere, da soli parteciperemo comunque per vincere, quindi noi saremo la novità. Vediamo soprattutto se tra il Movimento 5 Stelle, ma anche all'interno del Partito Democratico, ma anche all'interno delle forze più moderate, conservatrici, dello stesso centrodestra, non si comprenda che una coalizione civica regionale forse è quello che si aspettano oggi i cittadini campani. A margine un augurio per i tifosi del Napoli. Questa città ha bisogno di una grande squadra, ha detto il sindaco. Ci avviciniamo a una sfida importante, poi a febbraio anche in Champions, quindi ci auguriamo che la squadra abbia ritrovato in questo tempo la sua compattezza, la sua serenità, la sua voglia di essere uniti e di lottare, perché Napoli ha bisogno di una grande squadra. E aspettando lo scoccare della mezzanotte, voci dalla città, andiamo a scoprire cosa si aspettano dal 2020 i sanniti. L'ultimo giorno dell'anno porta con sé la naturale tendenza ad un bilancio, ma anche il carico di aspettative che si vorrebbero realizzare. A Benevento le speranze si concentrano soprattutto intorno alla necessità di dare una spinta all'economia. È il lavoro in testa alle richieste per il 2020. Salute, felicità e pace. Il lavoro.
qualche negozio che abbia una durata un po' più estesa nel tempo, perché io vengo due volte all'anno a Benevento, ormai vivo a Milano e faccio conto che non ritrovo mai le stesse attività. Anche aumentare un po' il turismo sarebbe qualcosa di interessante, secondo me. Aspettiamo un po' qualche lavoro in più per i giovani, indubbiamente, perché magari è una città che soffre un poco rispetto alle grandi metropoli. E poi un po' di umanità, felicità, che non guasta mai. Noi purtroppo non viviamo più qui, quindi speriamo per chi rimane che si possa riprendere un po' l'attività economica e che le famiglie possano respirare un'aria più serena per questo. Sicuramente una crescita dal punto di vista professionale, personale. Ognuno di noi potrebbe fare di più. Un piccolo gesto per poterla migliorare, soprattutto non lamentarci continuamente di tutto quello che viene fatto. Basterebbe poco per poterla per farla alzare. E adesso invece andiamo a scoprire quali sono i desideri per il nuovo anno con Angelo Giuliani, direttamente dalle piazze di Avellino. Una città in ripresa. Nel 2020 speriamo di continuare su questo solco aperto dal sindaco Festa. C'è un bel sole ad accompagnare gli avellinesi in quest'ultima giornata del 2019, pronti ad accogliere al meglio il nuovo anno. E le aspettative sono all'insegna di una città che sta ritrovando la sua centralità, ad eccezione di qualche voce fuori dal coro. Non manca il tema del lavoro, di un'occupazione che cresca negli auspici dei cittadini, ma il clima sta cambiando. Il 2020 rappresenti la consacrazione per Avellino, con la speranza che finalmente si sblocchino anche le tante incompiute in città. Vedere un po' Avellino più bella, più pulita, più funzionale. Per le famiglie in Irpini che torni il lavoro, tornando al nostro locale, perché ormai sono parecchie le situazioni di difficoltà e di crisi. Per la città anche a livello di strutture, anche qualcosa più per i ragazzi, manca questo. Per i ragazzi c'è poco. Salute, amore, scuola. E per la città? Per la città che il sindaco continui così, perché comunque Avellino sta andando bene. Quello che già ci sta portando, c'è gente, movimento e tutto quello che ci possiamo aspettare, il meglio. Lavoro, appunto un po' di migliorare un po' la città, un po' di vita in più. Per i giovani, che possono lavorare i giovani che sono tutti disoccupati. E per la città di Avellino? Un miracolo. Che apra l'autostazione. Posso dire, perché sono 18 anni, non è un giorno, 18 anni, soldi europei e soldi pubblici. Ma il 2019 si chiude con un tragico lutto per la Campania. È morto l'uomo più anziano della regione. Pietro Ferrazzano aveva 106 anni, compiuti lo scorso ottobre, e viveva a Sessa Cilento, in provincia di Salerno. Zio Pietro era noto proprio per la sua straordinaria longevità. Ha trascorso una vita tranquilla, fatta di lavoro nei campi e nella falegnameria di famiglia. Tanti amici e pomeriggi passati a giocare a carte nel bar del paese. Non si era mai sposato e non aveva figli ad accudirlo, i nipoti Pietro e Immacolata. Ma cambiamo argomento. A Benevento l'anno si chiude con l'ennesimo atto intimidatorio messo a segno questa notte a Foglianese. Vediamo. Il 2019 nel Sannio si era aperto con l'incendio doloso di un'auto a Montesarchio e così si è chiuso questa notte con il rogo appiccato a due auto e a un gazebo a Foglianese. Un bilancio preoccupante quello delle intimidazioni registrate nella provincia di Benevento. L'allarme intorno alla mezzanotte, quando il fuoco ha improvvisamente attaccato distruggendole una Lancia Y e una Mercedes classe C che i proprietari, un impiegato dell'ospedale Rummo e la moglie insegnante, avevano lasciato in sosta in via San Marco, nel centro storico del paese. Il fuoco si è poi propagato ad un vicino gazebo nei pressi del quale erano state lasciate in sosta i veicoli. Lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno domato il rogo e per i carabinieri della stazione di Vitulano che hanno avviato le indagini. L'ipotesi più accreditata è che si tratti di un incendio di origine dolosa, come lascia pensare una tanica contenente ancora tracce di liquido infiammabile rinvenute durante il sopralluogo. Avviate le indagini, resta ora da stabilire il movente dell'azione intimidatoria che ha inevitabilmente creato preoccupazione ed allungato ancora di più la già corposa
confusa lista delle intimidazioni. Si tratta infatti dell'ennesimo episodio di un anno che si chiude all'insegna di un fenomeno criminoso che occupa quasi con frequenza quotidiana le cronache della nostra provincia. Intanto Piero De Luca a Salerno, nella conferenza stampa di bilancio di fine anno, punta a riportare parte dell'Università di Fisciano direttamente nella città di Salerno. La sede provinciale del Partito Democratico di Salerno ha ospitato la conferenza stampa di fine anno di Piero De Luca, occasione per il deputato Dem di sottolineare il lavoro svolto in questi mesi a Montecitorio, dalle vertenze occupazionali ai progetti per la videosorveglianza e lo sviluppo di infrastrutture decisive per la città come il porto e l'aeroporto, con uno sguardo anche all'università. Per la città di Salerno c'è un impegno forte che vorrò dedicare l'anno prossimo, a lavorare affinché finalmente l'università possa tornare qui a Salerno, almeno in parte, con delle sedi, con delle aule per portare parte di alcuni corsi di laurea. Ne ho già parlato col nuovo rettore, che saluto, proporrò e prospetterò questa volontà politica complessiva, perché credo che ci sia una condivisione politica e anche di tutta la società salernitana per poter ottenere questo risultato. Ma è sul lavoro in particolare che si è focalizzata l'attenzione di Piero De Luca, tra le vertenze occupazionali ancora da risolvere e la svolta sulle graduatorie per i concorsi pubblici. Attività intensa, svolta in collaborazione, d'intesa con tanti amministratori, con sindaci, presidente della provincia, consiglieri regionali, su alcuni temi centrali, innanzitutto quello del lavoro. Qui in provincia di Salerno abbiamo avuto la vertenza, abbiamo ancora purtroppo la vertenza della Treofan, ma in Campania c'è la vicenda dell'Ilva, c'è la che Ilva forma per esempio, che riguarda anche la provincia di Salerno, Whirlpool, Jabil a Caserta, e vicenda del lavoro che io ho seguito presentando e avendo la possibilità di far approvare in legge di bilancio questa norma estremamente importante che consente di riattivare lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici. Ma per questo Capodanno non solo luminarie e luci vestite a festa, ma anche lumini si sono illuminati ieri sera nel centro storico di Avellino. Paola Iandolo ci racconta perché. Il centro storico a lutto, i commercianti di Corso Umberto da ieri hanno acceso i lumini lungo la strada, un gesto simbolico e polemico nei confronti dell'amministrazione comunale di Avellino che fino a ieri non ha installato alcuna luminaria lungo il corso. I commercianti si sentono presi in giro e ancora una volta bisfrattati. Hanno acceso le luminarie, le hanno montate in questa giornata, il 30 di dicembre si montano le luminarie. Guarda caso non abbiamo messo i lumini, dopo neanche un'ora hanno montato le luci. A Salerno le luci le montano l'8 novembre, qua hanno montato le luci il 30 dicembre e si devono togliere l'8 gennaio. È una presa in giro. Sicuramente anche noi commercianti potremmo fare di più, ma sicuramente anche l'amministrazione, che in questo tempo hanno fatto delle promesse e non sono state poi tenute, cioè quindi mantenute. Quindi i lumini, se non mi sbaglio, questo è il secondo anno che mettiamo i lumini, quindi per cui di anno in anno andremo al cimitero proprio. Differenza totale, abbiamo fatto anche un messaggio il 27 di ottobre a Stefano Luongo, l'assessore, senza avere risposta, non si è nemmeno degnato di venire qui a domandare. Credo che il signor sindaco, il nostro amico Gianluca, capirà e si attiverà per sistemare tutto. Diamogli tempo, insomma, e non facciamo pensieri azzardati, insomma, diamo il tempo. Torniamo alla cronaca. L'ex prefetto di Benevento, Paola Galeone, è indagata a Cosenza con l'ipotesi di reato di corruzione. L'attuale prefetto di Cosenza è stato fermato ieri sera all'esterno di un bar dopo aver preso una busta con 700 euro che gli aveva consegnato un'imprenditrice che aveva però allertato la polizia dello scambio. Secondo quanto riporta in esclusiva la Gazzetta del Sud, al centro dell'inchiesta la proposta fatta dal prefetto all'imprenditrice di emettere una fattura fittizia per 1.220 euro, con l'obiettivo di intascare parte del fondo di rappresentanza prefettizio rimasto disponibile. Il prefetto di Cosenza pare avesse proposto all'imprenditrice l'escamotage in cambio di 500 euro. Una raccolta fondi per aiutare Daniele, il sedicenne salernitano, che dopo due anni di ricoveri in diversi ospedali d'Italia torna finalmente a casa. Il ragazzo è in stato vegetativo da quando è stato colpito da un infarto nella piazza del suo paese, Foria di Centola. Ha bisogno di cure costanti. Dall'idea di una famiglia partenopea, la creazione di diversi gadget
con il logo della D di Daniele, in vendita nelle attività commerciali di tutto il territorio. Nell'ultimo giorno dell'anno a Benevento tiene banco la questione dei rifiuti dopo la liquidazione della Samte, ieri avviata la procedura notarile. I dipendenti lottano per conservare il proprio stipendio, tavolo di confronto questa mattina in prefettura con il vicepresidente della regione Fulvio Bonavitacola, il presidente della provincia Antonio Di Maria, lavoratori e rappresentanti del sindacato. Il destino delle quasi 50 famiglie ormai sul lastrico, ma anche la gestione del ciclo dei rifiuti in provincia di Benevento, questi gli argomenti sul tavolo. Terreno di scontro, la necessità di far ripartire gli impianti della provincia sannita. E adesso ci spostiamo in provincia di Avellino, scontro politico sempre più acceso ad Ariano, non passa il bilancio e il sindaco chiama a raccolta la città. Gianni Vigoroso. Da un lato la mozione di sfiducia contro Enrico Franza, pronta per essere firmata davanti al notaio, dall'altro le comunicazioni alla città da parte del sindaco. Il 2020 potrebbe aprirsi con una nuova campagna elettorale per gli arianesi e questo l'esito dell'ultimo consiglio comunale conclusosi con la mancata approvazione del bilancio consolidato da parte dell'opposizione. Me l'aspettavo, considerando quelle che sono le condizioni oggettive di un mancato dialogo, della difficoltà in qualche modo di dialogare tra le parti politiche. Chiaramente mi aspettavo che potesse andare così. Una seduta particolarmente accesa con interventi al veleno, un 2019 che si chiude nel peggiore dei modi, con una brutta e triste immagine della politica, la quale non ha saputo in nessun modo trovare una quadra per governare la città. Ancora una volta dobbiamo prendere atto che la campagna elettorale non è terminata. Io registro semplicemente che dopo la mia sconfitta elettorale sono stato, come dire, fra quelli che hanno stretto la mano al sindaco, hanno fatto gli auguri di buon lavoro. Non mi sembra che da parte nostra ci sia stata mai un'opposizione pregiudiziale. Abbiamo proposto degli argomenti, anche sugli argomenti di bilancio. Noi abbiamo votato il consuntivo, ovviamente, ci siamo astenuti sugli equilibri di bilancio, abbiamo votato una variazione di bilancio e abbiamo votato tutti i debiti fuori bilancio. Sfido a sapere in quali consigli comunali i debiti fuori bilancio li approva l'opposizione. Da parte mia è davvero tutto, grazie ad Aldo Fenizia in regia, vi lascio alle previsioni del tempo, poi c'è il TG Sport, buona fine e ottimo inizio.